Ciao, benvenuto o bentornato nell'Officina della Felicità. Io sono Valentina e unisco la mindfulness alla cucina. Nel video precedente ti ho raccontato quelle che sono le basi della cucina zen. Abbiamo parlato di consapevolezza e ascolto, amore, gratitudine, sostenibilità e rispetto. Ma come ti avevo anticipato, una delle caratteristiche della cucina zen è quella di applicare i pilastri della mindfulness alla cucina, trasformando questo momento in un momento di meditazione e di pratica dei principi della mindfulness. Ora, ho fatto una selezione di alcuni pilastri della mindfulness di cui ti parlerò in questo video e che vedremo applicati alla cucina. Il primo pilastro della mindfulness che vediamo applicato alla cucina per trasformare la cucina in una cucina zen è il non giudizio. Non giudizio significa essere testimoni imparziali di ciò che accade. La mente è naturalmente portata a giudicare in giusto, sbagliato, bello, brutto, questa cosa mi piace farla, questa cosa non mi piace, non ho voglia, vorrei fare quello, questo è utile, questo è inutile. In questo modo non facciamo altro che rendere il nostro compito, quello che dobbiamo fare, un'agonia, renderlo sempre più difficile. Quando resistiamo a qualcosa non siamo nell'accettazione e fare quella determinata cosa con resistenza non porta altro che fatica sia fisica che emotiva. In questo caso il non giudizio è molto utile per chi non ama molto cucinare. Quindi se io mi approccio alla preparazione di un pasto pensando oh mio Dio, devo preparare la cena, però non ho voglia, però non mi piace, però sono stanca, però è una perdita di tempo, vorrei essere a fare l'aperitivo, ovviamente il preparare la cena diventa un'impresa titanica. Perché? Perché sto giudicando questo istante e sto desiderando essere da un'altra parte. Se invece mi approccio come un testimone imparziale, quindi come un osservatore esterno, a ciò che devo fare, quindi è come se mi osservassi dall'esterno mentre sto cucinando, a quel punto non avrei più giudizio. Sono nell'accettazione che devo fare questa cosa, la faccio senza giudizio, senza secondi pensieri e tutto scorre molto più facilmente, molto più velocemente di come scorrerebbe se opponessi resistenza. Anche i risultati ovviamente sono migliori quando agiamo senza critica, senza giudizio, quindi quando siamo nell'accettazione e nella consapevolezza. E quindi ne beneficiamo a livello fisico, emotivo e a livello proprio dei risultati che possiamo portare a casa. Anche quando magari dobbiamo sistemare la cucina, dobbiamo lavare i piatti, magari non ci piace farlo, però si fa. E si fa con l'atteggiamento giusto. Se qualcosa deve essere fatto, allora a quel punto lo facciamo senza giudizio. Il secondo pilastro della mindfulness applicato alla cucina di cui ti voglio parlare oggi è la pazienza. Viviamo in una società basata sulla velocità. Abbiamo tutto fast, veloce, fast food, fast lane, fast fashion. Tutto è veloce e tutto è usa e getta, non ci preoccupiamo più della bellezza insita nelle cose, non ci preoccupiamo e non ce ne occupiamo, non vediamo più il valore che c'è nel fare, quella determinata, non so, quel determinato capo, quel ricamo, il viaggio che vogliamo fare, che stiamo facendo o la preparazione di quel piatto. Tutto deve essere il più veloce possibile, quindi perdiamo quella che è l'essenza, il valore di una determinata azione. Quando invece siamo pazienti, siamo consapevoli che magari per preparare quella torta ci vorrà, non so, 20 minuti di preparazione, più una mezz'oretta nel forno, più sistemare la cucina. Ma se lo prendiamo con l'arte della pazienza, ovviamente mettiamo tutti noi stessi in ciò che stiamo facendo. Siamo consapevoli che richiederà tempo, ma abbiamo la pazienza di farlo, di aspettare il risultato e di godercelo, perché quando qualcosa è fatto con la giusta presenza, anche con lentezza, diamo maggiore valore a quel qualcosa. E non siamo propensi a gettarlo via, non siamo propensi a mangiare quella torta in modo distratto, no,
dopo che abbiamo atteso, no, dopo che abbiamo messo noi stessi, la nostra presenza, il nostro lavoro, la nostra arte nel preparare quella torta o quel piatto di pasta o qualsiasi cosa sia. Quindi impariamo l'arte della pazienza, dell'attesa e del non desiderare risultati immediati neanche in cucina. Solo così possiamo davvero dare un valore a quello che mettiamo in tavola. L'altro pilastro della mindfulness applicato alla cucina, quindi alla cucina zen, è la mente del principiante. Mente del principiante significa osservare tutto come se fosse la prima volta, come fanno i bambini che hanno sempre questa innata curiosità, che non hanno filtri, non hanno pregiudizi, non partono dall'idea no ma quella cosa non mi piacerà mai, no ma questa cosa è noiosa, l'ho già vista, no ma l'ho già provata, no. Per loro è tutto nuovo, è tutto sperimentazione e questo porta grande entusiasmo. Come possiamo applicarlo alla cucina? Possiamo applicarlo alla cucina approcciando l'alimentazione, le scelte che facciamo, la preparazione dei piatti proprio con questa curiosità e con questo entusiasmo. A me piace moltissimo quando le persone onnivore che conosco, che incontro, mi dicono: ah, ma davvero sei vegana? Ma allora raccontami un po' che cosa mangi, che cosa prepari, e mi fanno domande, si dimostrano aperti, curiosi, quindi hanno una mente del principiante, una mente che vuole imparare, che non parte dal pregiudizio, che vuole scoprire, che è disposta a provare. Anche chi mi chiede preparami questo, preparami quello, ma com'è interessante ciò di cui mi parli, ah com'è interessante ciò che prepari, sono curioso, sono curiosa. Questo è l'atteggiamento giusto, non l'atteggiamento del dire: ah, sei vegana, ah vabbè, ma allora che cosa mangi, ok? Ma mangi solo verdura. Io ho fatto questo esempio perché mi riguarda da vicino, ma il pregiudizio può essere anche, e quindi non avere mente del principiante può anche essere a dire: vado in vacanza e parto già dall'idea che non mangerò bene come a casa, non mangerò mai bene come in Italia. Anche questo è un pregiudizio, anche questo non è avere la mente del principiante. Quindi quando mi approccio alla cucina devo avere un interesse, un'apertura mentale, una curiosità, decidere di provare, sperimentare, sapendo che sbaglierò, ma che potrò riprovare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa sarà meglio di quello che conoscevo, magari qualcosa non mi piacerà, però ho sperimentato, però ho aperto la mia mente, ho conosciuto qualcosa di nuovo e mi sono proprio interessata a qualcosa di nuovo, ho imparato qualcosa. Quindi la mente del principiante applicata alla cucina è proprio questo. Questi sono solo tre dei pilastri della mindfulness, poi ci sono la fiducia, l'accettazione, il non cercare risultati e il lasciare andare. E applico anche questi quattro pilastri, oltre che alla mia vita quotidiana, alla cucina. Ed è per questo che definisco la mia una cucina zen. In questo video ti ho riassunto quelli che sono per me i punti principali. Ora, questi pilastri sono molto importanti e possono aiutarti a vivere meglio e li puoi applicare in cucina, ma li puoi applicare anche ad ogni ambito della tua vita. Se vuoi seguirmi nei prossimi video, iscriviti al canale, lasciami un like, un commento, raccontami cosa ne pensi di questa unione tra mindfulness e cucina, e scorrendo il mio profilo troverai tante ricette, tanti consigli e tante meditazioni per te.